Salve a tutti youtubers, benvenuti in un nuovo video, benvenuti nella 13ª parte del walkthrough di I Am Alive. Siamo rimasti qui, io come al solito sono Stefano di Games Paradise, se me lo ricordo sempre, anche per i nuovi arrivati magari che non stanno vedendo questo video per la prima volta. Allora, siamo qui con la mamma di May, eravamo rimasti che dovevamo andare, ecco qua. We use the subway tunnels to get to Henry's place the first time. May didn't like it. She coughed quite a bit. Poor thing. I was trying to find her some medicine and I got grabbed. I've been so worried about her. Ecco qua che stanno parlando. Did get her some medicine. I think she'll be all right. Where did you find her? She was on the street. With the dust, I thought she was my daughter. Infatti, anche lui. You have a daughter? Yeah. Ci siamo fatti, diciamo, degli amici, questa schiera di della famiglia di May, diciamo. E ora piano piano torniamo. Dobbiamo andare all'entrata del metro. Non potremo fare chiaramente tutta la strada ritroso perché la mamma di May probabilmente buschiante già è messa male di sua, l'hanno violentata, l'hanno stuprata, scopata. Just to make sure the coast is clear. Ok. Allora, sicuro la via non è libera. Prendiamo dei proiettili. What the hell do you think you're doing? Hey, this guy looks lost. Chill, dude. If you're looking for trouble, you found it. I read you loud and clear. Time for your lesson, you son of a bitch. Hey, he's on. No need for that. Okay. Dobbiamo uccidere, ecco. Porca puttana. Veramente parte difficile, ragazzi. Qui molto molto difficile. Sono entrati dal nulla. What the hell do you think you're doing? I don't think this one looks. Fatto. Madonna. Impossibile, impossibile. Ora bestemmio, ora bestemmio. Allora. Fanculo. You guys make a fella feel at home. If you're looking for trouble, you found it. Just take a breath and calm down. Fatto. Ecco fatto. Oh god, no, please don't. That's right, I got right. Ecco fatto. Hey, wait, no. Please. Perfetto. Don't kill me. Back off. Okay. No problem. Don't shoot. No, 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 no problem. Okay. Please don't kill me. You made a big mistake. Eccolo. Let's talk this over, okay? È finita. Per voi è finita, stronzi. Mi dispiace, ma veramente ho vinto io. Il fato vuole che io continui il walkthrough di I Am Alive. Benissimo. Vai, muori tranquillamente sul tuo amico, bravo brutto stronzo. Andiamo a vedere se qui c'era qualcosa, ma è sempre la. Ok, comunque c'è anche la modifica. Perfetto. Che lo andrò a prendere subito, ecco. Ci serve della vita, ci serve vita. Ok, tutti morti. Proseguiamo insieme alla mamma di May, chiaramente. Dove cazzo è andata? Oh, ah, ecco, ecco. Dobbiamo scendere. Questa è andata avanti, tanto noi. Ecco fatto. Guardate qui. Non è nemmeno male, Ok, anche qui ci dice di controllare che la via sia libera. Infatti seguro. Bello spazio aperto. Che palle. Ah no, no. Scherzato. Ah no, ecco, sta avvenendo, sta avvenendo. Andiamo lì dietro, magari c'è qualche bug, che ne so.
questa è la fatidica mamma di May. Non penserò mai. Cioè, rendetemi conto, la bambina non sarà felice. Comunque, questo è un videogioco. Che cazzo se ne frega delle emozioni. Nonostante tutto il casino, mi sa che siamo direttamente all'entrata della metro. B1, ecco. Sarebbe basement. Quindi vuol dire che siamo sottoterra. Vuol dire anche che ci sono i nemici. Eh sì. È un segno non positivo. Infatti qui è strano, non ci sia nessuno. Tecnicamente. Comunque stiamo entrando in un'altra area di gioco e non c'è nessuno. Eccoci là. Torniamo nella metro. Eh sì. Eccoci qua. Speriamo di riuscire a tornare per questa 13ª parte. Allora, benissimo. Ecco, obiettivo, torna all'appartamento di Henry. Come potete vedere, risiamo nella metropolitana e ci risaranno chiaramente tutti i nemici che abbiamo già incontrato, tutti i nostri amici. Che altro? Ecco. Non so se vi ricordate, questo posto è cambiato. Adesso il metro non era così. Si può saltare a prendere la nostra mattina. Ok, la mamma di me è dietro di noi, quindi presto per il cancello, andiamo. Ho fatto. Allora ragazzi, 13ª parte, ormai il wardrobe di stacking di Francesco è finito, ma io devo continuare qui. Prima c'erano quick hide there, they don't look too happy. Guys, take it easy. Ce ne sono ben tre. Questo ha. Questo ora quegli altri non ce l'hanno. Quindi portiamoli. Portiamo questo. Ecco, prendiamo la pistola velocemente. Questo mio trucco, ragazzi. Comunque è una strategia bellissima. Ok, qui. Quindi vabbè, questo ora è spacciato. Fuori dai coglioni. Benissimo. Hai trovato una freccia, chiaramente la nostra, e un sacco di prete da pistola, ragazzi. Yes. Yes, bitch. Ok, quindi lo dobbiamo fare, quindi è tecnicamente proseguire per quale via? Ma qua. Boh, no. Qui dietro le scatole non mi scappi, ti ho visto. Strumento di Satana a caso. Dalla macellonia, della macellonia. Incredibilmente fa questi salti poi. Ok, allora qui non ci dovrebbe essere tecnicamente niente. Comunque, siccome al di là di questa recinzione c'è della roba, tutto male. Andare a controllare. Ah no, è dove si dovrebbe entrare tecnicamente prima. Speriamo che la mamma di me non si bughi. Scendiamo. Qui parte nuova, delle motocicle. I just couldn't bring myself to leave him here to die on his own. After he died, we just never had the means to get out. When did people start leaving the city? It's that ash cloud that really took its toll on people. People could do nothing but step on each other to get on private roads. Ma guardate là. Gioco, ragazzi, dove veramente il mondo apocalittico era costruito veramente bene. I lived here before with my wife and daughter. We weren't together when the event happened. I was on the East Coast. I got injured, and it took me all this time to recover and walk back. I arrived this morning and found their home empty. Stamattina? Ecco, potete vedere, guardate qui. What a way to go. Qui prima c'era. By the way, I helped Henry get the radio transmitter. Qui c'è quella là. Donna che dovevamo aiutarla prima, ma poi l'abbiamo lasciata là. L'hanno uccisa. Qui era dove eravamo con me. Siamo probabilmente già arrivati. Ecco la Macedonia.
Thanks. That would be really helpful. Ecco fatto. Siamo arrivati. Non vedo l'ora di vedere la reazione che avranno Harry e la figlia di la. Oh, my baby girl. Eccola. I'm so sorry, May. I promise I will never leave you alone again. You promise? Yes, baby. I promise. Yes. Yes. Well, you were right, Henry. There is a ship out there. Did they say what they're doing? While they're here? They've been searching for survivors. I knew it. Well, tell them we're ready to go. Come and get us. There's a problem, though. The fog is making it impossible for them to get too close to shore. They can't risk running around. We'll have to create a beacon, or something to guide them in. A beacon? How are we gonna create a beacon? How about fireworks? What? Fireworks. I have a stash left from last New Year's, right before the event. Fireworks. You'll have to light those fireworks someplace nearby, above the fog layers. The high-rise building right behind us will be perfect. Ok, nuovo obiettivo, vai a Downtown Streets. Allora, qui abbiamo sempre il solito appartamento di Harry e tutta la famigliola aggregata. Bene, usciamo. Usciamo dall'appartamento. Diciamo che siamo arrivati piuttosto velocemente all'appartamento di Harry. Infatti questa puttana poteva scappare benissimo. Infatti mi viene una cosa, ragazzi, strana. Comunque magari non ci è riuscita. Comunque siamo arrivati noi, abbiamo salvato il culo. Adesso fireworks. Quindi invia un segnale alla barca della dalla cima del grattacielo. Allora, un attimo. Ecco fatto. Allora, ottieni accesso a High Rise. Perfetto. Allora ragazzi, queste parti sono state veramente un totalmente, questa ve la ricordate, cioè, saprete conoscete benissimo questo posto del gioco, questo qua, il nostro protagonista sempre più, vedete, sempre più malconcio, conoscete benissimo queste parti perché sono, cioè, ci hanno trasmesso tante cose, poi più che altro qui è sempre terminate molte parti, mie sono terminate qui, proprio in questa parte qua, comunque, questa parte più breve, un po' più breve delle altre, comunque, perché era solamente basata sul ritornare, ecco, all'appartamento di Harry, e inizieremo quello che probabilmente è l'ultima missione proprio del gioco, Fireworks, ovvero un segnale in modo che una barca che cerca superstiti ci trovi, e probabilmente, come suggerisce la cosa, insomma, andare via dalla città, da Haventon, in cerca di un posto migliore in cui vivere, e quindi in cui passare i propri anni, quindi di vita. Quindi ragazzi, anche questa 13ª parte del walkthrough di I Am Alive si conclude qui. Non vedo l'ora di finire, ragazzi, questo gioco insieme a voi, perché l'ho vissuto praticamente insieme a voi, l'abbiamo commentato veramente. Comunque queste sono cose che vedremo dopo. Comunque non è ancora finito il gioco, non è ancora finito. I Am Alive sarà sempre qui con me a torturarvi, no scherzo, veramente andremo abbastanza avanti. E comunque io vi aspetto, cari ragazzi, insieme al nostro protagonista, alla 14ª parte per Fireworks. Da Stefano di Games Paradise era veramente tutto. Ciao a tutti!